Waheku, ben ritrovati dal vostro Andronic 91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Puni Puni. Insomma, l'evento Shadowside parte 2 è qualcosa di davvero strabiliante e davvero divertente ed interessante da affrontare, anche perché abbiamo le quest dell'evento che comunque sia ci consentono di compiere determinate azioni per poi ricevere in cambio una Niambo Coin che io ho preso e ho trovato quello che vedete adesso in video. Un po' una grande delusione nel punto in cui sono io del gioco. Poteva uscire un Noco? Certo, ma no, non a me. Ad ogni modo, oggi vorrei fare un paio di multisummon. Se possibile ne vorrei fare solo una. Ma siccome io sono molto fortunato, dato che ho appena trovato Taiyoshin Emma nella pool con la Niambo Coin, tutta la mia fortuna è scomparsa, si è vanificata, e quindi mi sa che oggi almeno due ce le devo fare. E quindi spendere tutti quanti i miei soldi, tutti quanti i miei punti Yo-Kai, che malamente ho speso l'altra volta con 4 multisummon, che se non avessi effettuato potrei fare oggi, e quindi magari avere molta più fortuna nel trovare qualcosa di bello. Comunque sia, per i primi 3 giorni le pool sono aumentate. C'è più cos'è questo qui? C'è più possibilità che esca qualcosa di importante ai fini dell'evento, e quindi non perdiamo tempo e andiamo. E che cavolo! Davvero? Va bene. Io non lo so, non ho parole. Questo è nuovo. Potrebbe essere uno dell'evento. Oddio, cos'è? Ribbon. No, non ho idea. Ah, Reborn. Sì, trattino la R. Reborn. Boh. Un altro nuovo? Cosa sarà mai? Ah, questo qui, ho capito chi è. L'evoluzione di... del punto interrogativo, in poche parole, sì. Ma non so come si chiama, però è quella, è quella. E vabbè, però. Attenzione, un altro nuovo. Ah, vabbè. Ed è uno yokai che mi sono portato da quando l'ho reclutato fino alla fine del gioco. È l'evoluzione di Leo Pigro. Ne faccio un'altra, giusto tanto per... tanto per farla, oramai. Sperando. Ecco, già potrebbe uscire qualcosina di meglio. Però tutte rosse, una sola d'oro. E su, Whisper. Questo è il Tengu americano. A me piace trovare yokai nuovi, però... no. Lui, Burebancio si chiama? Oddio. Perché? Basta, no, oggi mi voglio rovinare. Come ho fatto la scorsa volta, mi rovino. Di tutto prendo, di tutto, vai. E vabbè, chi se ne importa. Ma sì. Ma sì. L'ho detto, fortunato con Taiyoshin Emma. Stavolta non prendo niente. Neanche stavolta. Che poi tra l'altro ho fatto tutti quanti gli eventi, quelli che davano punti, quindi non posso neanche fare punti extra. Mi tocca giocare di continuo per farmare un po' di punti. Però che disdetta. Quest'altro le faccio un video a parte. Magari in mezzo alla settimana lo infilo, perché non è un video particolarmente interessante. Ah, questo... ah, dai! Ah! Com'è che si chiamava Leoforte? Non mi ricordo. Cioè, è un nome stupido, però... quello inglese è Lionheart, quindi... non è tanta fantasia, più di... vediamo un po'. Attenzione, però, con questa moneta speciale Eternia, o quella... aspetta, ce n'era un'altra simile a questa che però non si chiama Eternia, Perennia. Non mi ricordo quale delle due. Io non capisco, a parte che comunque sia... c'è gente che con una singola pool ti tira fuori il mondo. Ci sono io che invece che con 6 pool non trovo nulla. Cioè, 6 pool, 4 più 2, 4 dell'altra volta più 2 di queste e non ho trovato nulla. Ma la moneta Niambo, ma il diavolo la moneta Niambo. Su Yo-Kai Watch per DS è troppo troppo, ma su Puni Puni
mi passa la voglia, sinceramente, mi fa passare la voglia. Ad ogni modo, questo video triste, tristissimo, termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo in descrizione il link per Twitter e per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi e ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!